adesso qua dobbiamo fare questa curva a destra, solo che siccome ci sono dei ciottoloni mi serve una mano che ci mettiamo in due qua, che se per caso qualcuno dondola. Adesso ho chiesto ai ragazzi di venire, vediamo un attimino. Quindi noi le lasciamo qua e andiamo avanti a piedi? Direi che la portiamo di là e una volta che le abbiamo portate di là poi facciamo passare tutti. Quindi passiamo e poi torniamo indietro, ok. Spegnete le moto, aspettate un secondo qua che spostiamo le nostre e poi facciamo il passaggio. Raga, salutate. L'ho fatta, già fatta. La foto alle moto l'ho fatta. No, con tutte le moto tutte, ma le hanno messe le ultime. Ecco. Ti stavo riprendendo perché ti sei dimenticato di riprendere questa cosa. Questo è il lato negativo evidente, di portarsi il manager a fare queste robe qua. Che ogni volta che ti vede, hai fatto le foto, hai fatto il video, stai filmando, stai registrando, stai facendo questo, stai facendo questo. Non è mai abbastanza. Meno male che ho occhio bene, cioè se no non muoio calarmandorrati. Metti i sottotitoli qua. Per i diversamente pugliesi ci saranno i sottotitoli. Ragazzi, posso chiedervi un favore? Vi mettete vicino... Che facciamo una foto, dai. Che facciamo una bella foto tutti insieme. Riesci con l'obiettivo a prendere foto. La prende lui. Entra. Io mi sdraio qua. Tutti dietro le moto, le facciamo una bella foto. È finito dopo, cioè c'è la tua. Non è venuta la moto di Riccardo, ma sì, cazzo, metti tu. Sì, la tua metta. Facciamo proprio a gara di qualità dell'obiettivo. Cioè ragazzi, guardate quante moto ci sono. No, e ci tengo, guarda, così ci facciamo film in film. Ci tengo a specificare che tutti quelli che vedete qua, tutti quanti, sono tutti quelli che normalmente vengono definiti fuori di testa, perché a noi non ce ne frega un cazzo che c'hai 30 cavalli o 115, se hai la moto del 2024 o del 1995. Per noi le cose importanti sono solo due: guidare e grigliare. E guardate qua, guardate che spettacolo, cioè siamo bellissimi. Tu di più. Sono più belli degli altri. Però questo per me è un punto d'orgoglio meraviglioso. Perché questi sono i motociclisti, quelli che vanno in moto veramente. Non quelli che si comprano la CF4,5 per poi andare a Bergamo Alta a fare l'aperitivo. Allora anche un grazie all'organizzatore. Sì, no, ma condividiamolo, un applauso va condiviso anche con i ragazzi dello staff che mi stanno aiutando. Bravi. I due che sono qua e i tre che stanno facendo contemporaneamente il giro con l'altro gruppo. Quindi stasera ci facciamo un bel brindisi a tutti noi perché ce lo meritiamo tutti. Devo comprare la pedalina quella larga, cazzo. Sono le prime grafiche. Beh, un po' alla volta, dai. Ma non potevi far fare l'uomo cameraman a qualcun altro? Mi sono rotto i coglioni. Eh no, è tutto fa parte della ripresa, okay. Dell'effetto, capito? Faccio l'uomo operatore. Mast, si grus! Pronti? Com'era sto pezzo? Bello? Sì, è una speciale di enduro. Bella veloce. Da rifare. Da rifare. Divertente. Com'è? Divertente? Ma che figata, qua le gomme tengo. Ragazzi, lui eroe del giorno perché, cioè, guardate con che gomme sta facendo il giro, cioè, atomico. Piaciuto? Bello? Com'era? È divertente sto pezzo qua. Guarda, lui non glielo chiedo nemmeno come gli è stato. Guarda, c'ha il sorriso da un orecchio all'altro.
Com'è? Figa, ma però l'hanno spianata per bene. Sì, purtroppo sì. Vabbè, oh, sempre bello. Guarda, sta già ridendo. E qua ti sale il bike speak, che niente. Com'era? Bello, eh? Cioè, questo è l'apoteosi. Com'era? Ogni volta è una garanzia. Bello, eh? Vero? Com'era? Abbastanza facile, dai. Bello, eh? Allora, sicuramente altri due o tre. Ma secondo me c'è sicuramente qualcun altro, questo specchietto, non so quanti però. Perché pensavo di essere l'ultimo, sono ripartito. Dove salivo, figa? Quando mi si è spinta, mica l'ho riacceso. Ho ritardato nel cervello. Due volte in curva davanti. Che strano. Chissà come mai. Ma secondo me finché va. Riccardo. Continua a salire. In fondo c'è posto. Com'era? Ah no, sono finite, sono finite. Grazie. A te, buona giornata. Dai, andiamo a vedere il 990. Andiamo a vedere cos'ha il 990. La frizione non tira più il motore. Non stacca? La frizione non stacca più. Non possiamo fare niente noi. Al massimo Riccardo. Prova a accendere, non riesce a tenere dentro la prima a venire su. Riccardo! No, lo dico a te perché sicuramente sai se esiste una soluzione. La frizione non stacca. No, però nel senso, è inutile che andiamo giù in 70, sì. Piuttosto, Riccardo, pia la moto. Quella moto, sì. È lontano? No, più che altro perché sennò rifartela in salita poi in culo. I puntini bianchi sì. Sì, il discorso è capire se o è frizione o è il comando, come tutti i problemi, che magari non c'è più olio perché sono stronzi. Vediamo, adesso lui intanto, l'ho detto a lui, sia perché fa il meccanico, sia perché c'è il 990. Vabbè. E non si può stare. Non stacca. È partire il problema. Perché mentre accendi la moto fa tan 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 tan. Cioè rischi di rovinare il motore. Lui andava a gas costante, era davanti a me, a un certo punto morta così. Sono l'unico con il 990 che non bruciava. Grazie, hai messo quella del 1290. Ma quindi qual è il problema? Ricky. Qual è il problema? Secondo me la frizione non... La frizione. Ma l'attuatore o i dischi? O i dischi o il piatto cilindro. Questa è roba di olio di attuatore, non è la frizione di dischi. Già non torna. È olio dentro, Bobby. Però dagli una pompata spompata. Guarda là, se la spurgata non va, tanto abbiamo il risultato. Ma... Non andare per non andare. Quella è la cosa più facile. Cioè, tu hai... Almeno la prima cosa che possiamo fare è per qua. Giù. Tiè. Che hai gli attrezzi più a galla? No, ma non... Ah, ma ce l'hai! Ma apri qua? No, l'olio della frizione sì, no, non l'olio del motore. No, ma no, non è l'olio del motore. No, ti penso di non far niente. Non far niente, sì. No, non faccio niente, apro e basta per controllare. Dammi qua, no, dammi qua. Tieni. Moto! No, è l'ultimo. Allora, raga, diamogli un attimo di spazio. Spazio. Spazio, ragazzi mi fate un favore? Ragazzi, mi fate una cortesia, per favore, da pazzo paranoico. Spostatevi tutti quanti, lasciatelo respirare un attimo. Troppa gente. Vi ringrazio davvero, è bellissimo, però diamogli un attimo d'aria, perché in questi casi... Perché qua se ti serve ci sono le altre brugole, ok? Vai.
Grande! Stupendo! Bella? Stupendo! Distanziatevi! Dagli un attimo! Sì, ho già aspettato un attimo prima! Aspetta! Vai! Che arriva il Gilera. Aspetta un attimo, Mauro. Aspetta Marco, che c'è un po' di... Vai Marco! Bellina, eh? Vai, vai, che arriva un altro! Raga, venite con me! Venite con me! Questa è l'arte di arrangiare. Rotto il cavo del gas. Sistemato, cazzo. 250 ti sembra una firma. Poi metti sulla bilancia, c'è. Grande bomber! È il peso dell'albero motore che quando spettacolo! Cazzo, dimmi no che vai direttamente al campo. Guarda che no. Vamos. Una!